Ci siamo dovuti ritirare perché l'artiglieria Vietcong ci stava attaccando. E ci siamo sparpagliati tra le dune. Urlavamo come pazzi e sparavamo a qualsiasi cosa. Ed è stato allora che è successo. Come va? Sotto forma di viscido sacco di merda palla di lardo o ci hai studiato per diventarlo? Muoviti! Più svelto! Tirati su! La guerra è già bella che è finita prima che arrivi tu, lo capisci palla di lardo? Muoviti! Beh, eccomi qui. Anonimo, questo è sicuro. Con dei tizi di cui non importa niente a nessuno. La maggior parte di loro è di origine povera, dei ceti più bassi. Di paeselli che non hai mai sentito nominare. Pulaski, Tennessee, Brandon, Mississippi, Port Bend, Utah, Wampum, Pennsylvania. Al massimo 2 anni alle medie. Forse con un po' di fortuna hanno anche un lavoro che li aspetta in una fabbrica. Ma molti di loro non hanno niente. Sono poveri, nessuno li vuole. Eppure combattono per la nostra società e la nostra libertà. Che combinano? Si eccitano un po'. Gridano uccidi il comunista. Chapeau!